Dico regionale, per quale motivo questo appuntamento e quali sono le prossime priorità? È un tour che iniziamo, siamo orgogliosi che inizi proprio da Lecco. Vogliamo dare una visione nuova della regione Lombardia facendo un ascolto di tutte le realtà. Stamattina abbiamo cominciato con le associazioni datoriali e sindacali, abbiamo proseguito poi con l'associazionismo sociale, perché è importante una fase di ascolto per poi costruire una risposta nuova in regione Lombardia. Quali sono le emergenze in questo territorio? Come sempre al mondo imprenditoriale, in particolare, ma anche sindacale, è venuto il tema delle infrastrutture, della mobilità, ma anche della formazione professionale, molto carente in alcuni ambiti, su cui si è chiesto un cambio di passo. C'è un tema, quello sanitario, che riguarda direttamente la regione. Quali sono le vostre proposte? Anche qui, come sempre, il tema della lista d'attesa è un tema importante che colpisce, ma dal sociale sono venute tantissime altre questioni da affrontare, dimenticate, anche quelle magari che vengono pensate come di minore importanza, ma che invece lo sono, gli anziani, il trasporto sociale, questioni legate alla violenza delle donne, alle case di accoglienza, tanto tanto c'è da fare in Regione Lombardia. Questo è un tour che avete cominciato, chiamiamo magari a Del Bono e Maiorino, e che continuerà per i prossimi proprio 5 anni, cioè 2028 anche nel titolo. Come funziona questa idea di ascolto dei territori? Beh, l'idea è quella di andare sui territori a leggere i bisogni veri, perché la critica più grande che noi facciamo a Regione, ma adesso sta maturando anche in molti cittadini, ma anche in molte associazioni, in molti ordini professionali, è che Regione Lombardia ormai non conosce più l'ente Regione Lombardia, non conosce più la Lombardia e quindi non riesce più a leggerne i bisogni e darne le risposte. Facciamo degli esempi molto concreti. La sanità, la gestione sanitaria lombarda è una gestione che ormai è entrata in crisi, sta andando sempre più in crisi. Chi lo dice? Lo dice l'assessore Bertolaso, il quale la definisce disorganizzata, diseconomica e anche anarchica, più di dire, più usare espressioni così dure, e l'ha detto anche recentemente persino Formigoni, che presentando il suo ultimo volume ha detto che la sanità territoriale in Lombardia è al disastro, uso l'espressione che ha utilizzato. Ma allora, se questa è la diagnosi, è perché evidentemente da molti anni non si fa più né pianificazione né regolazione e c'è uno sbilanciamento. Oggi la sanità è una sanità prevalentemente ospedaliera. Dei 22 miliardi circa che la sanità lombarda utilizza, ben 20 vanno sull'ospedalizzazione. Quello che accade prima, cioè la prevenzione, la diagnosi, quello che accade poi, la post-acuzie, la presa in carico della cronicità, il tema della disabilità, sono tutti temi ormai in grande crisi, in grande difficoltà e oggi anziché affrontare i temi si attaccano le RSA, si attaccano i medici di base, quasi fossero loro i responsabili della mancata pianificazione e delle mancate risposte. Ed infine il trasporto pubblico, su quello c'è poco da dire, la Regione Lombardia non ha mai considerato il trasporto pubblico obiettivo strategico, una priorità, e oggi vengono fuori tutti i nodi al pettine, cioè la rete gomma è una rete ormai in difficoltà enorme e anche Trenord, che pure diciamo, ha goduto di un affidamento diretto di 10 anni qualche giorno fa, in realtà ha accumulato milioni di penali per mancato rispetto al contratto di servizio, per salti di corsa, per difficoltà di gestione. Insomma, c'è davvero da cambiare rotta, cambiare politica, cambiare disegno, cambiare anche visione, ecco perché noi partiamo dal territorio per andare a disegnare quello che dovrà essere la Lombardia del domani. Questa mattina avete incontrato associazioni, enti anche pubblici, tanti comuni, tanti anche piccoli comuni. Quali sono le maggiori emergenze che vi hanno segnalato? Noi stiamo facendo questo viaggio per raccogliere emergenze, anche proposte, sollecitazioni. La nostra idea, tra l'altro, è quella di portare tutto quello che raccogliamo in Consiglio regionale e anche in Parlamento, qui presente Silvia Roggiani, che è la nostra segretaria regionale, nonché parlamentare lombarda, proprio perché riteniamo che Regione Lombardia sia immobile. Ovviamente i temi essenziali riguardano quelli della sanità, rispetto a cui siamo per l'appunto di fronte alla totale assenza di uno scatto da parte di un sistema che è crollato sulle proprie gambe, nel quale si fa sempre più presente una cosa ai cittadini lombardi: volete farvi curare, pagate. C'è un tema enorme che è quello
delle infrastrutture del trasporto pubblico regionale, del trasporto pubblico locale che non è sostenuto abbastanza da Regione Lombardia. Le Lombardie diventano diverse, tante, distanti in ragione spesso non tanto della distanza e dei chilometri tra una città e l'altra, quanto di un sistema trasportistico, interventi infrastrutturali assolutamente inadeguati per lo sviluppo dei nostri territori. Regione Lombardia e la Giunta Fontana purtroppo di questo non si sta minimamente occupando, sta purtroppo perdendo posizioni anche sul piano del prodotto interno lordo. Non è mai avvenuto così tanto come in questo periodo storico che la nostra regione crescesse, andasse avanti così poco rispetto anche a quello che accade in altre regioni analoghe d'Europa. E quindi ci sono questi temi enormi, abbiamo l'impressione di una regione immobile, per non parlare delle grandi questioni legate al lavoro. Noi sappiamo benissimo che non è facile affrontare queste sfide, ma crediamo che le soluzioni non si possano trovare rimanendo chiusi all'interno dei palazzi della regione, come purtroppo Fontana e soci continuano a fare. Grazie. Silvia Loggiani magari ci porta dal Parlamento, diciamo, cosa ci vede anche impegnati su questi fronti in Parlamento. Ma più che altro quello che è emerso anche dalla chiacchiera di questa mattina, dall'ascolto dei bisogni delle associazioni senatoriali che in campo sociale e sanitario, è che si stanno saldando due politiche, quella che sta facendo la destra a livello nazionale e quella che fa qui la destra in Regione Lombardia, con il silenzio totale del Presidente Fontana. Faccio tre esempi. Il primo, il PNRR. Questa mattina molti hanno parlato di PNRR, Banca d'Italia ha detto, anche in Lombardia dove la crescita si è fermata, dati non nostri, ma appunto di Banca d'Italia, come del resto a livello nazionale, che il PNRR è l'unica leva di crescita. Eppure PNRR è stato definanziato, Regione Lombardia sta perdendo più di 700 milioni, non abbiamo sentito una parola da parte del Presidente Fontana. Un'altra questione, questa mattina è emerso molto il tema dell'abitare. Beh, la Lombardia era la prima beneficiaria del fondo sostegno affitti e mobilità incolpevole, 48 milioni sui 330. Adesso c'è la legge di bilancio, noi vorremmo che una regione di 10.000 abitanti facesse sentire la sua voce per tramite del suo presidente per poter riavere questi fondi che andrebbero a beneficio delle cittadine e dei cittadini lombardi. La stessa cosa vale sul TPL, vale sulla sanità, vale su tanti dei temi su cui ci potrebbe essere una voce unica che si leva dalla Lombardia, anche a fianco dei comuni. Abbiamo ascoltato i sindaci e chiudo con questo. Noi abbiamo, come Partito Democratico, ci siamo messi al fianco dei sindaci lombardi, che come è noto sono di tutti i colori politici, su due temi. Il tema del bilancio. Anche qui, nell'ultima legge di bilancio, c'è un taglio lineare di 200 milioni ai comuni, di 50 milioni alle città metropolitane. Non è dato ancora sapere su cosa, perché il governo farà il decreto dei tagli a fine gennaio. Eppure questo governo obbliga i comuni a fare il bilancio di previsione entro il 31-12. Come faranno senza sapere che cosa verrà loro tagliato? E un'altra cosa, proprio sui minori. La scorsa settimana in Parlamento si è discusso dell'ennesimo decreto immigrazione e proprio un taglio sui minori non accompagnati. Noi abbiamo chiesto di stare al fianco dei comuni, in un'alleanza con le regioni, di realizzare un hub per ogni regione che si potesse occupare davvero di gestire insieme agli enti locali di questo tema. La regione non ha detto niente e il governo nazionale ha lasciato solo i comuni. Noi ci siamo qui anche per dimostrarlo. Grazie. Grazie a voi. Buon lavoro. Buona giornata.